Salve a tutti, Wachikbari, io sono Super John Master e oggi bentornati su Caped, questo è l'ottavo episodio. Benissimo, adesso andiamo ad affrontare questo boss che è Phantom Express in Railroad Rat. Ok, vi dico subito che sono molto stressato perché è l'ottava registrazione che faccio. E poi mi manca ancora un livello running gun da fare e sto un po' sclerando per questo boss. Esattamente. E non è una cosa bella. Ti prego, via. Vabbè. Ok, in questo modo. No, meglio se ricomincio. Va bene, dai, su. Ora devo concentrarmi al massimo perché il Phantom Express deve morire. Phantom Express in furia ferroviaria dovrebbe essere. No, non ci provare, bello. Neanche... sì, lui ci ha provato. Bene. Ok. Aiuto. Paura. Dai, muori te, stupido fantasma. Che roba. Dai. Viva le saponette. Mannaggia Eva. Che schifo, veramente. Cioè, vi giuro che è schifo. Oh, 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 oh. Proviamo a usare quest'arma invece. Vedere un po' se ce la facciamo di più. Mi sa di sì, raga, Però mi sa che forse non lo becco neanche il fantasma, però... rispetto all'altra arma, almeno qua faccio più... questi occhi almeno se ne vanno via subito, almeno, Dai, andiamo. Ok, vai. Devo aspettare di arrivare a 5 carte, così posso fare appunto... Ah, bene! Morto? Cavolo, proprio... devo ammettere che forse era meglio usare subito... No, da... Vai da quella parte... Yeah... Caro T-Bones, no... Perché non va questo? Mannaggia, che roba... Ok, vai, attacca. Bene. Oddio, che roba. Andiamo avanti, ragazzi. Eccole. Le brutte ciminiere. Chi è il primo che fa i fulmini? Lui. Tu devi crepare. No, sono scemo. Bene, morto. No. Maledizione. Ok, attenzione. Come cacchio faccio? Ok, ce l'ho fatta. Ok. Dobbiamo affrontare... Beh, sì. La parte principale del treno. Praticamente. Tanto non ce la farò mai a farcela. Devo guardare dappertutto. Ti prego. Devi morire, Phantom Express. Madonna, quanto è difficile sta parte. No.
non manca tanto, guarda. Dai, su. Spero di non metterci troppo nel livello run and gun, sinceramente, perché quello ho paura di metterci troppo. Boh. Non so adesso quanti minuti siamo, mannaggia. Però spero che ce la faremo. Dai, vai, avanti, su. Quello deve crepare. Questo tizio deve crepare. Sì, andato. Perfetto, raga, perfetto. Non qui. Aiuto. Quanto rischio. No, il mento. Mannaggia il mento di sto qua. Dai, vieni al centro. No, devi andare al centro. Ecco, grazie. Aiuto. Che paura. Muori. Ecco, è morto. Oddio, che roba, raga, aiuto. Andiamo avanti. Dai, chi è il primo tra voi due? È lui il primo. Vai, muoviti. Questa parte è abbastanza complicata, per essere sincero, eh. Bene, è andato. Questi fantasmi hanno un po' rotto, eh. No! Cavolo, potevo avere due vite! Non ce la faccio qua, raga, il problema è questo. Devo fare il Perry. Poi muoviti. Sì! Ah, mamma mia! Ce l'ho fatta! Madonna! Ce l'ho fatta! Grande! Addio! Che roba! Ok, ho preso B! Ma adesso tocca al livello run and gun. Quindi ragazzi, ora, per favore Cuphead, basta ballare. Andiamo ad affrontare l'ultimo livello run and gun, ed è anche il livello run and gun che odio. Ok, andiamo. Peril Spears. Andiamo, forza. Questo è il livello del porto. Conosco a memoria questo livello e cercherò di completarlo subito, perché esci. Allora, attenzione ai pesci volanti. Mannaggia che ieri sera ho guardato Alla ricerca di Nemo. Già, proprio un bel film. Anche se sinceramente Alla ricerca di Dory non mi è piaciuto, se devo essere sincero. Troppo incasinato. Ok. Qua uccidiamo ancora i pesci volanti. Andiamo avanti. Perfetto. Ora attenzione alla ragosta. La ragosta marinaio. Qua adesso ritorniamo indietro. Bene.
Non so quanti minuti siamo, sinceramente. Ok. Attenzione. Perfetto, ragazzi, siamo arrivati all'ultima fase con 4 vite, esattamente. Eccoci qui, ragazzi. Ora mettiamo quest'arma, che è molto meglio. Qua devo fare attenzione a questi cosi che escono dall'acqua, che sono molto cattivi. Mannaggia, mi sa che potrei anche perdere. Porca vacca, ragazzi, che roba. Vai, completato, ragazzi, e mancava poco e rischiavo. Ce l'ho fatta! Wow, ragazzi, io vi giuro che è la 12ª volta che registro questo video e io sono ultra contento. Ben meno, mi va bene, ragazzi. Ok, forse è durato un po' troppo poco, sinceramente, questo video, forse. Comunque, ragazzi, un'altra cosa molto importante prima di concludere questo video è che in realtà a me mancherebbero in realtà questi due, però 0 monete, qui non posso comprare niente. Che uno dovrebbe essere il doppio cuore, quindi avete 5 vite, però il danno è abbastanza scarso. E quest'altro non so cosa sia. Comunque, ragazzi, questo è tutto per questo video di Cuphead. Abbiamo sconfitto il boss di Phantom Express. Sì, ho già preso il suo contratto dell'anima, ma nel prossimo video andremo nel casino del diavolo, ragazzi. Quindi, ciao ciao!